Ehi, ciao nocciolini! Sono Nocciolino, mi riconoscete? Sì, sono io. Ciao! Devo necessariamente riflettere con voi e devo capire se effettivamente c'è una sorta di connessione tra me e te che mi stai guardando. Cazzo! Come sono io? Io sono una persona abbastanza ingarbugliata, cioè nel senso io non sono come mio fratello, cioè mio fratello fa una cosa da un punto A a un punto B, fa così, e invece io per andare da un punto A a un punto B faccio e poi ritorno indietro e poi e arrivo al punto B. E questo mi ha portato a fare davvero tantissime cose nella mia vita, tantissime. E vi faccio un esempio pratico. Sapevate tra l'altro che sono stato bocciato un anno a scuola? Che Dio benedica i professori che mi hanno bocciato. Sì, perché in effetti è stata la cosa migliore del mondo. Avevo un atteggiamento piuttosto mediocre fino al secondo superiore, dove in pratica per la serie signora, suo figlio è intelligente ma non si impegna. Poi feci una cazzata esagerata, perché studiavo spagnolo alle superiori, io ho fatto la ragioneria e ho avuto sempre questa, diciamo, questa propensione all'apprendimento della lingua spagnola molto, molto, molto veloce, quindi non lo studiavo in pratica mai. E un giorno che cosa è successo? Dovevamo fare il compito di spagnolo, ultimo compito di spagnolo che magari mi poteva salvare, visto che comunque tenevo tutti 5, 6, se lo so così. Ed era sull'accento. Io chissà dove avevo letto sto fatto, perché poi è vero tra l'altro, che scrivendo in stampatello non si dovevano mettere gli accenti. Quindi io tutto spavaldo feci questo compito tutto in stampatello maiuscolo e non misi nemmeno un accento. Ovviamente la professoressa mi mise 2 e sono stato bocciato. Yahoo! E a parte, vabbè, i cazzi storti che mi sono andati tutto, diciamo, tutto a quel servizio. E dopo la bocciatura, perché immaginatevi un'estate passata come un ebete così, sul dondolo fuori al balcone di casa mia, cioè quindi un mini nocciolino rincoglionito più che mai così. Mi hanno bocciato. Alla fine poi in realtà è stato ottimo, perché lì ho capito moltissimo del fatto che non volevo essere una determinata persona, non mi piaceva la mediocrità senza ombra di dubbio, però diede un po' più di sicurezza a me stesso, perché dovevo fare quel tipo buono, perché dovete sapere io ho fatto la primina, ma una primina molto più primina, diciamo, delle primine normali e quindi ero sempre il più piccolo di tutti. Invece finalmente, non lo sapevo ancora che era una cosa positiva, ero diventato almeno uno dei più piccoli, ma non necessariamente il più piccolo della classe. E quindi ero diventato oramai un malvivente, perché ero stato bocciato un anno. Vabbè, però questo mi diede molta più sicurezza in me stesso, nei rapporti anche e tutto, perché dovete sapere una cosa, io sono timido. Scommetto che non lo sapevate, nocciolini miei, ma io sono una persona molto timida. Sì, faccio dei video, ma ricordatevi, c'è solo un telefonino o una fotocamera, ma tendenzialmente sono timido, sono un timido. Comunque, sono stato bocciato e ripetuto quest'anno e sono arrivato lì col fatto sono io malamente adesso quello che è stato bocciato e però poi mi sono impegnato, infatti poi sono sempre andato abbastanza bene, sono sempre andato bene a scuola e poi vabbè l'università, i master e così via. E indovinate in che cosa poi mi sono laureato? La prima laurea, mi sono laureato in spagnolo. Che vita! Comunque, ritornando a quello che che ho fatto, cioè quindi ho fatto sempre tante cose, tantissime, cioè a parte ho ripetuto l'anno, ma contemporaneamente io suonavo Dio, cioè oddio, ho iniziato a suonare proprio in funzione di quella bocciatura. Perché? Perché quando sono stato bocciato mia madre mi ha tagliato i viveri proprio, cioè io non potevo più scendere di casa, infatti mi sono fatto quest'estate su sto dondolo. Però ho detto, se Maometto non può andare dalla montagna, è la montagna che va da Maometto, aspetta, si dice l'inverso, vabbè, insomma quello. E quindi, siccome non potevo scendere, ho fatto sì che tutto il paese, la città, cioè Portici è una cittadina,
È una, no, è una città, tra l'altro è per densità di popolazione la seconda al mondo, per metro quadro, vabbè. Ma lasciamo perdere. Comunque, ho fatto salire tutti quanti a casa mia e da lì in pratica conobbi dei ragazzi e incominciai a suonare. Quindi in pratica incominciamo tipo alla Jarabe de Palo nel video della Flaca. E incominciamo a suonare fuori al balcone, facendoci sentire in pratica da mezza portici, e incominciò a suonare il basso. E non perché avessi, cioè, non sapevo manco che era il basso all'epoca, per me era tutto chitarra. Però, siccome mancava questo bassista, fondammo il ritmo. Fu una figata assurda, perché cazzo, eravamo in ritmo. E piano piano poi siamo anche stati abbastanza sulla bocca delle persone, ovviamente, dei gruppi emergenti e tutto. Quindi cominciai a suonare anche. Che bella cosa, il basso. Però vabbè, al di là dei diversi approcci, ecco, che avevo io a determinate cose rispetto magari ai ragazzi che suonavano con me, poi dopo anni e anni, quando poi incominciai l'università, il gruppo si divise. E quindi, oltre quindi a questo approfondimento della classe, perché io l'ho visto molto come un approfondimento delle materie del secondo superiore, ho iniziato a suonare. Dopo che ho iniziato a suonare, cioè iniziavo a suonare tutto e recitavo. Dovete sapere che io ho recitato per 10 anni ed è stata una cosa magnifica, bellissima. E qui mi direte: ma Noccioli, non avevi detto che eri timido? Lo ripeto, sì, perché quando uno va sul palco non vede le persone che stanno giù. In pratica, in quel momento sei tu e basta. E basta. Ti devi solo concentrare sul fatto che sei tu o una parte di te che sta per diventare qualcos'altro, ma non ci stanno 200, 300, 500, 1000 persone che ti stanno guardando. Ho recitato per esempio all'Augusteo. L'Augusteo è un teatro molto grande che si trova al centro di Napoli. Ma non me ne facevo proprio, anzi, quella sensazione, prima che si aprisse il tendone, il telone, mamma mia che bella, quanto vorrei riprovare questa sensazione, questa qui proprio nello stomaco. E quindi ho fatto recitazione per 10 anni. E poi ho smesso di recitare perché ho incominciato all'università e lo stesso anche a suonare, e partì per la Spagna. E prima di partire però per la Spagna, contemporaneamente facevo il giornalista. Mi sono messo a scrivere per delle testate giornalistiche quotidiane, cioè, quindi in pratica io la sera tipo mi telefonavano: Antonio, Anna ci sa chist, e io dovevo correre e ho visto cose anche brutte. Non veramente, è un mestiere un po' particolare, però io amo la scrittura, cioè tutto quello che è espressione a me piace, ecco. E questo l'ho capito poi nel tempo. Infatti io sin da piccolo, anche all'epoca della bocciatura, infatti tengo ancora tutto scritto, io un po' controtendenza, perché queste sono quelle cose che fanno le ragazze in genere, ma io avevo dei diari e ce li ho ancora conservati, dove in pratica scrivevo tutto quello che mi succedeva, i miei pensieri. E poi iniziai a ingripparmi con i diari di Kurt Cobain, perché dovete sapere all'epoca, come ragazzo che si rispetti, cazzo, ero un fan sfegatato di Nirvana. E quindi mi comprai i libri, qualche ragazza, qualche fidanzatina me lo regalò, adesso non ricordo. E che feci? Mi ingrippai, cioè, quindi in pratica scrivevo un po' come faceva Kurt Cobain, cioè alla cazzo di cane. Scrivevo tutto quello che mi veniva in mente, come tipo dei flussi di coscienza. Scrivevo. Infatti, rileggendo le cose che scrivevo, me la cavicchiavo. E quindi, siccome avevo questa passione per la scrittura, mi ero ingrippato che volevo fare il giornalista, che poi tra l'altro è una cosa che amo tantissimo e che tuttora in un certo senso faccio, e vi spiego anche perché, però dopo. Vabbè, comunque ho iniziato a fare il giornalista e che esperienza, raga. Al di là delle cose brutte, cioè nel vedere per esempio le persone uccise e i morti, fondamentalmente, perché cioè, per me non è bello, cioè, mi fa sempre strano. Non ho un buon rapporto con la morte, mettiamola così. Però mi chiamavano anche per esempio dei politici che si volevano fare pubblicità, ma politicucci, però
mi ci andavo, conoscevo, perché a me piace la gente, mi piace capire le persone, cioè non capire, nel senso che partiamo dal presupposto che non me ne fotte mai quasi niente delle persone, però mi piace capire che cosa pensano in funzione di quello che poi posso ottenere io. C'è una ricchezza interiore che mi fa sentire arricchito, mi fa crescere. Che cosa meravigliosa. Siete meravigliosi tutti quanti, siamo tutti meravigliosi. Ognuno di noi custodisce dentro di sé un mondo e io vi amo. Cioè questa è una cosa che a me piace tantissimo. Comunque, ho quindi scritto tantissimi articoli, tra l'altro adesso ho ritagliato molti articoli, li ho anche attaccati al muro, plastificandoli e tutto, sono i miei ricordi, amo avere i ricordi. Tendenzialmente sono una persona, qualcuno ha detto malinconica, non è che sono malinconico, assolutamente, anzi, a me mi piace variare, divertirmi e tutto, però mi piace conservare dei ricordi, anche perché poi li elaboro nel tempo con una chiave sempre un po' nostalgica. Ed è bello non perché mi manchino quelle cose, ma perché è bellissimo il modo io come li abbia vissuti, quei momenti, sì, assolutamente, cioè è questo, credo. Comunque, e poi sono partito per la Spagna, quindi ho dovuto lasciare il lavoro al giornale, l'università ovviamente si è spostata in Spagna e lì ho avuto l'esperienza più bella della mia vita, è stata una cosa bellissima ed è per questo motivo che io qui, una parte qui, io ho un tatuaggio, voi lo sapete, cioè penso che chi mi segue lo sa, perché cazzo se non lo sapete siete dei nocciolini, non attenti, io ho un tatuaggio che parte da qui, cioè in pratica fino in sotto alla tetta e mi arriva qui. E tra le varie cose, vabbè, ci sono tanti significati che tendo in genere a non spiegare perché sono cose anche molto personali, però tra le varie cose, questo ve lo posso dire, qui ho delle olive che sono il simbolo della città nella quale io ho vissuto e nella quale ho lasciato un grande pezzo di me e del mio cuore. Quando sono andato lì, in Spagna, ero un Erasmus, non vi dico che felicità ragazzi, aver vinto l'Erasmus, all'epoca era anche abbastanza dura come cosa, essendo io comunque un ispanista, cioè studiando spagnolo e tutto, non immaginate quante persone, tipo per la mia città partimmo in due. Che bello, che bello! Una soddisfazione, una di quelle bellissime soddisfazioni della mia vita. Comunque, tipo dopo 2 mesi, visto che comunque non tenevo un centesimo, perché l'università ovviamente non è che anticipava i soldi, no? Li dovevi anticipare tu, quindi io in pratica stavo facendo il poser a fam, mi arrivò un email dove si diceva ciao, sei stato convocato per delle selezioni per poter fare il professore madrelingua di francese, inglese e tedesco. Io ero disperatissimo, dico mamma mia, ma che cazzo, io non so l'inglese, perché all'epoca davvero non conoscevo nemmeno un briciolo di inglese, non ero ancora nemmeno andato in Inghilterra e insomma mi stavo sfogando con mia madre dicendo mamma io sono sfortunato, ma perché anche quando facevo il giornalista stavo su quel motorino, il mio motorino era un Typhoon verde e giallo e pure là mi sfottevano, dicevo che stavo in coppa con un motorino rebumbular, mi dicevano stai in coppa un motorino refruttaiolo, cosa assurda. Cioè veramente ero disperatissimo perché mi piangevo addosso, dicevo cazzo. Comunque mia madre disse vai non ti preoccupare, vai valla a provare quello di inglese. Non sapevo niente, non l'avrei mai passato. In realtà quando andai con mia grande, non so, mio grande culo, passai questa selezione. E sarà un po' per simpatia, un po' perché buttai l'occhio a cupia qualcosa e tutto, comunque passai questa selezione. E durante il colloquio feci una battuta, non lo so, perché comunque parlecchiavo spagnolo, quindi me la giocavo molto sulla simpatia.
E disse il, diciamo, il capo di queste persone che mi dovevano selezionare, disse, senti, ma ok, per me vai bene, puoi fare il docente di inglese, ma devi andare tipo a 50 km di distanza dalla città nella quale vivevo. Oppure, se vuoi, ci sta la possibilità che tu possa fare il professore, il docente madrelingua italiano. E gli disse, dove? In pratica stava al lato di casa mia, nel poligono del Baglie. Cioè, in pratica, secondo voi che cosa ho risposto? Ovvio, dice, ok. E lì ho incominciato quindi anche a fare il docente universitario madrelingua di italiano. E ho avuto questa esperienza nell'insegnamento che mi ha dato tantissimo. È stata bella, 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 bella. Ricordatevele queste cose, nocciolini, è importantissimo. E come diceva Steve Jobs, e voi fate le cose, poi dopo iniziate a collegare tutti i puntini. O c'è qualcuno che li collega così, come fa mio fratello, oppure c'è quindi da punto a punto, oppure c'è chi come me si fa 100.000 giri, ma comunque poi dopo attacca tutti i punti. E questa cosa anche dell'insegnamento poi dopo si è sviluppata tantissimo nella mia vita e anche nelle cose che faccio adesso, solo che all'epoca non lo immaginavo. E vabbè, quindi ho fatto quest'anno bellissimo dove insegnavo, avevo dei ragazzi, non solo ragazzi della mia età, ma anche persone più adulte, tipo il mio più vecchio studente aveva 50 anni, mamma mia che cosa bellissima. E poi che cosa ho fatto più? Sono tornato in Italia perché mi innamorai di una ragazza e lì è stata vabbè una storia un po' travagliata, però ero innamorato o almeno credevo di esserlo, lei lo era di me o almeno lei credeva di esserlo. Insomma, ci siamo vissuti questa storia, quanta appicci, quante cose, ma per rimanere, diciamo, in Italia, solo che non ce la faceva, sta assolutamente a casa, anche perché in quel periodo, cioè diciamo l'anno prima era morto mio nonno materno, e diciamo è stata la persona che a me mi ha fatto un po' da papà anche, un po' tanto, cioè per me è stato veramente una figura paterna più che un nonno, cioè quindi vivevo un periodo un po' difficile proprio esistenziale e mi ritrovai al ritorno dalla Spagna a vivere in pratica con mia nonna e non ero più abituato dopo un anno che uno vive solo. Poi ero un ragazzo, cioè più piccolo, insomma volevo avere la mia indipendenza. E allora mi presi in affitto una casa nel centro storico di Napoli e per mantenermi riuscii a vincere tipo un concorso, una cosa che stanziava la regione e iniziai a lavorare in un'azienda di distribuzione turistica in un web department, in un web department, badate bene, un web department. E lì in pratica, siccome sono stato sempre un fricchettone, un tipo che smanettava i computer, iniziai a utilizzare i social in una maniera sicuramente diversa rispetto all'utilizzo comune che ne fanno. Non immaginate quanto è stato importante per me quell'esperienza, quella parola, web department. E lì ho capito un miliardo di cose. Ho capito un miliardo di cose, ma non in quel momento, le ho capite anni e anni dopo. Comunque, ho lavorato tanto, tantissimo. E vado, quando andai lì a fare questo colloquio, così come firmai il contratto, andai con il motorino, uscii fuori tutto felice che tenevo sto contratto in mano di un anno e tutto, si rubarono il motorino. Era anche nuovo, era l'unico motorino nuovo che avevo. Però nonostante tutto, vabbè, facciamo così, fortunatamente all'epoca la mia ex ragazza teneva un motorino che non utilizzava mai, me lo diede, poi si rubarono anche quello, vabbè, lasciamo perdere, proprio la mia. Però se lo rubarono quando, poi me ne andai in Inghilterra, vabbè, comunque come si incazzarono i genitori di questa, Dio mio. Mamma mia, da accanto tutte le motorine capo, zuzzu. Comunque,
feci questa esperienza bellissima in un anno, feci guadagnare questi tanti di quei soldi che voglio, non immaginate assolutamente. Però poi dopo finì il contratto della regione, quindi il tipo doveva mettere lui i soldi e ovviamente preferì prendere un'altra persona che aveva questo sgravio fiscale. E quindi lui, cioè, in pratica lo teneva gratis quasi. E quindi io rimasi senza lavoro, con una casa e tutto. E allora lì incominciò un periodo così difficile, raga, che vabbè, questo ve lo evito di raccontare, perché voglio, è proprio stato brutto. E poi a un certo punto decisi di andarmene. Ovviamente nel frattempo sono andato a mettere i termosifoni a casa delle persone, ho fatto il muratore, ho fatto l'elettricista, ho messo i parchi a terra, cioè ho fatto di tutto, e in contemporanea studiavo. Però ho sempre pensato: impara l'arte e mettila da parte. Ed è per questo che però poi, diciamo, mi sono laureato con molto ritardo, perché ho fatto davvero tante cose. Poi vabbè, molto ritardo, conosco delle persone che hanno la mia età e stanno ancora alla triennale. Però non fanno un cazzo dalla mattina alla sera, Ma voi no. Io ne sono certo, perché voi siete nocciolini come sono nocciolino io, C'è feeling tra di noi. Comunque, e poi decisi finalmente, anche perché veramente non se ne poteva più, cioè tenevo una macchina, una Peugeot 106 rally, che mi passò mia madre, non utilizzava più, e questa macchina però aveva una perdita ogni volta che pioveva, in pratica, cioè, diventava uno stagno questa macchina, e quando poi si asciugava, cioè usciva proprio l'acqua da sotto i tappetini, e poi quando si asciugava in superficie, comunque pigliavo tipo le curve e sentivo tipo acquario. Infatti io dicevo che non tenevo una macchina, tenevo un sottomarino. Quando dovevo andare poi da questa ragazza che viveva tipo a 30 km da me in un paesino sperduto a Carbonara di Nola, in Culonia, veramente l'ultimo paesino della provincia di Napoli, poi incominciava Avellino, comunque se ne andava un casino di soldi guagliù con la benzina. E quindi a un certo punto, siccome io non potevo diventare soldo e lei comunque lo capisce, facevamo a metà, però la frustrazione, facevamo a metà sulla benzina, questo intendo. E però la frustrazione aumentava, cioè fino a quando potevo andare avanti così, era brutta come cosa, era proprio brutta, non mi sentivo uomo, perché poi caratterialmente non so così, cioè femmina con me non andava avanti, sono un uovo, no? Non un uomo, ma almeno un uovo, no. Voi dite che sono maschilista, tutto quello che volete voi, ma io lo vedo come un'attenzione, una cosa di galanteria. Boh, si possono fare le approfittatrici, allora no. Vabbè, comunque. E quindi, cioè, poi decidemmo insieme di mandare lo Struzzungere in Inghilterra. E quindi io con la valigia di cartone me ne vado in Inghilterra. Poi ho fatto l'impossibile, chi mi conosce sa bene tutte le cose che ho fatto, cioè sono partito da Kitchen Porter, poi ho fatto il cameriere, poi sono passato in un'altra azienda dove sono stato un cacca schiavo, metà schiavo, totalmente schiavo, poi leader schiavo, poi manager on duty schiavo, poi fino a un certo punto mi sono rotto i coglioni, siccome avevo aperto poi una mia attività indipendente che è Living London Way. Ho detto: ma lo sapete che vi dico, vai giù, ma io te vendono proprio tutto qua, non vi faccio vedere io. E poi da lì ho iniziato a fare anche altre cose, perché poi con l'esperienza e con la dinamicità del, diciamo, del libero professionista, perché comunque è un'attività libero professionale, avevo capito che avevo tantissima flessibilità, quindi potevo lavorare tranquillamente con il computer in qualsiasi posto del mondo. E quindi sono andato in Sicilia, sono andato
a gestire degli immobili e acquisire degli immobili insieme ad un amico che è abbastanza facoltoso, che teneva un sacco di immobili e tutto, e stavamo pianificando di andarcene alle Canarie, cioè, quindi sono stato sempre un vulcano di cose che esplodeva, lava bollente, perché dentro di me io lo sento, un fuoco che brucia, e cazzo, mi dovete capire, se mi seguite lo dovete capire che è così, perché un poco, se ce l'ho io, lo dovete avere necessariamente anche voi, altrimenti non ci capim, e state vedendo questo video da più di 20 minuti, pazienza, niente. Io invece cerco persone che mi capiscano, cioè, se tu mi capisci, nocciolino o nocciolina, che cazzo, capiscimi, sono un nocciolino da capire. Comunque, solo che poi sfumò questa cosa, perché questo mi fece incazzare dopo un po', perché aveva un approccio diverso alle cose che volevo fare, e insomma, gli voglio bene, continua a essere mio amico, però nel business non era così, insieme. E abbiamo gestito questi immobili, queste cose, e anche questo fu importantissimo, ma all'epoca non lo capì. E poi sono tornato a Napoli, e intanto poi ovviamente andavo a Londra, a Napoli, sì, infatti, cioè, quando sono andato in Sicilia, c'è, cioè, un casino proprio, cioè, immaginatevi questo nocciolino che va avanti, indietro, destra, sinistra, soprattutto sballottolato veramente tra gli stati. Però questa è una cosa che mi piaceva, cioè mi piace muovermi, tanto mi piace il movimento. Che cazzo sto a fare fermo? Ma voi vi rendete conto che ci sarà un'eternità per stare fermi in dota avuto? Muovetevi! Comunque, poi ho preso un posto a tempo indeterminato in un'azienda di gioielli, di coralli, però a un certo punto mi sono proprio rotto il cazzo, perché a me il lavoro dipendente piace, sì, ma fino a un certo punto. Io amo la creatività, mi piace essere padrone delle decisioni che prendo. Spesso e volentieri capita che delle persone molto ignoranti stiano sopra di te e ti dicano magari delle cose di cui proprio non hanno nemmeno idea, e tu devi stare zitto. E a me sì, cose non mi piacciono. Non mi piace. Non mi piace. Basta, non mi piace. Comunque, quindi poi ho aperto un'associazione della quale sono presidente, abbiamo fatto dei corsi di formazione, l'insegnamento, l'esperienza dell'insegnamento, il web department con Living London Way, e poi abbiamo incominciato a ottimizzare, indicizzare, occuparci di search engine optimization e foto, e poi abbiamo pigliato i pannelli fonoassorbenti, poi abbiamo aperto degli alloggi, ecco, per esempio questo è un alloggio nel quale questo alloggio nel quale mi trovo è uno di quegli alloggi che affittiamo agli stranieri di tutto il mondo. E il punto è che io poi avevo fatto questa decisione, perché io stavo da lì a poco per trasferirmi, per andare alle Canarie, e cosa che tra l'altro è sempre un pallino fisso nel mio cervello, perché che bello il sole, che bello, però avevo conosciuto una persona che ho amato tantissimo, e che poi è finita, e poi questa è la cosa, quando uno pensa di amare una persona, poi ne conosce un'altra dopo tanto tempo, wow, mamma mia, non immaginate quante persone io abbia conosciuto che veramente avrebbero fatto di tutto, l'ha già lasciata. E invece poi mi innamorai di questa persona. E quindi, cioè, la mia decisione era quella di vivere sì tra gli stati, ma comunque cercare di godermi quanto è più possibile anche la mia famiglia e la mia ragazza, la mia ex ragazza. Ma va, comunque. Niente, quindi decisi di godermi la mia vita. Magari un po' caotica, magari un po' così.
E lì ci sono state un sacco di cose positive. Una tra le tante cose positive che sono venute, diciamo, anche da questa relazione e da questo mio atteggiamento del voler fare sempre cose, è l'iscrizione nuovamente all'università. E infatti ho conseguito poi diversi master in criminologia, in studi giuridici forensi, e ce ne saranno tante belle in futuro, credetemi. E intanto vado, vengo, perché ovviamente l'ufficio a Londra, io ci devo andare per forza, devo parlare con i partner, le cose, un casino. E in più facciamo dei video, cerchiamo di capire che cosa vuole la gente, e poi facciamo questi video un po' più tecnici dove spieghiamo gli argomenti del blog, perché abbiamo un blog, e qui vedete l'esperienza nel giornale, noi scriviamo e tanto anche, ed è una cosa bellissima perché facciamo informazione. Abbiamo davvero tanti utenti che ci seguono sul blog ed è una cosa bellissima. E nulla, quindi questo per dire cosa, ovviamente ve lo assicuro, ci stanno altre 100.000 cose che ho fatto. Se andate sul mio profilo di LinkedIn troverete un po' la storia un po' più dettagliata con tutte le esperienze lavorative che ho fatto, che erano irrilevanti. Non vi sto a dire magari che ho lavorato, che vi posso dire, da Jonathan Sweet, che mi facevano lavare. Jonathan Sweet è un locale che fa, un negozietto che fa cose dure, dolci, crepe, cornetti e tutto, e questo d'inverno mi faceva lavare le cose nell'acqua fredda, cioè per risparmiare. Ho fatto di tutto, però non, ovviamente non c'è scritto su LinkedIn. Vabbè, questo per dire cosa, Waggiù. Se siete nocciolini, come sono nocciolino io, Waggiù, non dovete mai essere fermi. Vada a muovere, dovete fare l'impossibile, tutto quello che credete che sia impossibile fatelo, anche perché solo facendo le cose si imparano altre cose, poi unite tutti i puntini e la storia vi darà ragione. Ah, e ovviamente comportatevi sempre con la bontà nel cuore, sempre, perché solo così potete avere la forza di affrontare sul serio qualsiasi esperienza difficile e anche negativa. Quando state a posto con la coscienza, quando avete la serenità nel cuore derivante proprio dalla consapevolezza che avete sempre agito con il cuore in mano in qualsiasi cosa, da un punto di vista lavorativo, personale, con gli amici, con le fidanzate, con tutti, vi assicuro, vi darà quella forza che vi farà fare l'impossibile. Adesso vado. Ciao, Ayu. Ci vediamo al prossimo video, al prossimo vlog. Vi voglio bene. Ciao, nocciolini. Ciao.